Annalisa Minetti, ospite d'eccezione, testimonial del giro al SAS di atletica previsto domani nel capoluogo a Trento. Intanto oggi l'ex Miss, cantante e atleta non vedente, ha parlato con entusiasmo a una platea di giovani studenti trentini. Andiamo a vedere. Aula Magna stracolma questa mattina all'Istituto Tecnico Industriale Buonarroti di Trento. Si parla di fiducia in se stessi, voglia di non mollare mai nonostante le difficoltà. Pronta a salire sul palco e raccontare la sua esperienza da non vedente, piena di grinta, Miss Italia 97, a Sanremo Giovani 98 e alle recenti Paralimpiadi di Londra di quest'anno, nei 1500 metri di atletica, c'era Annalisa Minetti. A Trento per dire cosa ai ragazzi? Per motivarli a vivere in pieno il dono che gli è stato fatto. La vita. Da che esperienza parte questa considerazione? Insomma, più dalla musica o dallo sport? Da tutto, tutto insegna a vivere. Però chi mi ha portato a capire e comprendere che la mia strada era questa, che in qualche modo avrei dovuto cogliere tutte le occasioni per lanciare messaggi e poi portarli a questi ragazzi, è la consapevolezza che la sofferenza è la più grande formatrice di ognuno di noi. Ma questa forza che abbiamo dentro, come facciamo a farla venire fuori, secondo lei? Bisogna essere convinti di averla, bisogna sapere che tutto è possibile. Con l'impegno, la volontà, la determinazione e con la sicurezza di sé si può andare ovunque.